Amici e amiche di TV City, ben trovati in una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata torniamo a parlare delle qualificazioni al campionato europeo che si svolgerà in Germania nel 2024. Vi ricordo brevemente il regolamento: 53 federazioni partecipano alle qualificazioni suddivise in 10 gruppi da 5 o 6 squadre. Le prime due di ogni girone si qualificano direttamente alla fase finale, a cui si aggiunge la Germania, la padrona di casa, e le tre squadre che verranno fuori dagli spareggi di Nations League che si svolgeranno l'anno prossimo. Andiamo a vedere però più nel dettaglio la situazione dei vari gironi, cominciando dal gruppo A, dove torna prepotentemente in corsa la Spagna, vincitrice proprio dell'ultima Nations League. 13 gol in due partite per gli spagnoli, 7 contro la Georgia e 6 contro Cipro, proiettano gli spagnoli al secondo posto alle spalle di una Scozia che continua a vincere, 15 punti in 5 partite, punteggio pieno per gli scozzesi, seguiti proprio dagli spagnoli a 9 punti. La Norvegia al terzo posto con 7 punti, chiudono la Georgia con 4 e Cipro con 0 punti. Andiamo al gruppo B, gruppo dove a dominare è la Francia, anche qui punteggio pieno per i galletti che vincono 2-0 contro l'Irlanda con un gol anche del neo interista Thuram, seguiti proprio dai greci a 9 punti, e l'Olanda che si aggiudica i suoi due incontri, prima contro la Grecia in casa e poi in Irlanda, quindi Olanda pari della Grecia con 9 punti, Irlanda 3 punti, chiude Gibilterra con 0 punti. Andiamo al gruppo C, il gruppo dell'Italia che compie un mezzo passo falso in trasferta contro la Macedonia del Nord, 1-1 con un gol di Immobile. Gli azzurri di Spalletti, neo CT azzurro, poi si rifanno nella partita interna contro l'Ucraina con 2 gol di Frattesi, quindi l'Italia 7 punti al pari dell'Ucraina e della Macedonia del Nord, gruppo di 3 squadre 7 punti alle spalle dell'Inghilterra che vola a 13 punti, chiude Malta con 0 punti. Andiamo al gruppo D, il gruppo dove c'è una coppia di testa, la Croazia che vince 2 incontri, primo contro la Lettonia e secondo in trasferta contro l'Armenia, e la Turchia che invece pareggia all'ultimo minuto in casa proprio contro gli armeni, quindi Croazia e Turchia 10 punti, Armenia e Galles seguono a 7 punti, chiude la Lettonia eliminata già con 0 punti. Andiamo al gruppo E, gruppo dove c'è una sorpresa in testa, l'Albania che prima pareggia in casa della Repubblica Ceca e poi compie l'impresa contro la Polonia per 2-0, quindi gli albanesi sono in testa con 10 punti, seguiti dalla Cechia e dalla Moldova con 8 punti, in ritardo la Polonia con 6 punti, chiudono le isole Faroe con un solo punto. Andiamo al gruppo F, qui c'è una coppia in testa composta dal Belgio e dall'Austria, i belgi vincono 1-0 in trasferta con l'Azerbaigian e poi 5-0 in casa con l'Estonia con una doppietta del neoromanista Lukaku e un gol anche del neoatalantino De Ketelaer, quindi il Belgio in testa con 13 punti con l'Austria che va a vincere un'importante partita in trasferta contro la Svezia con una doppietta anche qui del neo interista Arnautovic. Gli svedesi sono staccati con 6 punti, chiudono Estonia e Azerbaigian con un solo punto. Andiamo al gruppo G, un gruppo anche qui che vede una coppia di testa, Ungheria e Serbia. Gli ungheresi vincono lo scontro diretto in casa dei serbi per 2-1, serbi che poi si rifanno nella partita contro la Lituania per 3-1, quindi Ungheria e Serbia che sono in testa con 10 punti, il Montenegro segue a 8, Bulgaria e Lituania chiudono con 2 punti. Andiamo al gruppo H, un gruppo che vede stravolgere la classifica, c'è una nuova coppia di testa, quella composta da Slovenia e Danimarca che si aggiudicano i loro due incontri, i danesi soprattutto vincono lo scontro diretto in trasferta contro la Finlandia, Finlandia e Kazakistan che seguono con 12 punti alle spalle della coppia di testa, chiudono staccate Irlanda del Nord con 3 punti e San Marino con 0. Il gruppo I che vede in testa la Svizzera con 14 punti, gli svizzeri pareggiano un 2-2 in trasferta contro il Kosovo, poi si aggiudicano agevolmente l'incontro interno con Andorra, seguiti dai romeni che si fanno raggiungere in casa da Israele con, nella partita giocata in casa 1-1, poi successo contro il Kosovo per 2-0, Romania quindi con 12 punti, seguita proprio da Israele che resta in corsa con 11 punti, Bielorussia e Kosovo hanno 4 punti, chiude Andorra con 2 punti. L'ultimo gruppo, il gruppo J, gruppo dominato dal Portogallo, i lusitani vincono prima in Slovacchia e poi dominano contro il Lussemburgo con addirittura il punteggio di 9-0, il Portogallo è ancora l'unica squadra a non aver subito gol e ne ha segnati addirittura 24, Portogallo quindi in testa con 18 punti, la Slovacchia sale al secondo posto con 13 punti, seguita da Lussemburgo con 10, Bosnia e Islanda hanno 6 punti, chiude il Liechtenstein con 0 punti. Questo era il resoconto della situazione dei vari gironi delle qualificazioni europee. Si chiude qui la puntata di Kickoff. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti potete scrivercelo nei commenti. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!